Ciao a tutti, gente, rieccoci qua con un nuovo video. Prima di cominciare con la recensione di oggi, che sarà un po' particolare perché tratterà un prodotto veramente di nicchia e di un'industria italiana di cui non abbiamo ancora, se non ricordo male, mai parlato qui sul canale, vi ricordo le solite cose che dovete iscrivervi al canale, se non vi piace la fine del video, quello che dovreste piacervi, e seguirmi sulla pagina Instagram, songio.gram, per non perdervi alcun tipo di contenuto e dove stiamo anche cambiando, lo ripeto, la modalità di recensioni in un formato video che secondo me può essere più interessante. Quindi, se siete curiosi o vi interessano, magari semplicemente delle recensioni un po' più striminzite e sintetiche, le potete trovare solo sulla pagina. Detto ciò, possiamo cominciare con la recensione di oggi. Sigla! Allora, oggi parliamo di un prodotto italiano, come vi ho accennato poco fa, molto recente, è uscito 3 settimane fa al cinema e l'ho recuperato con un po' di ritardo. Mi scuso, mi sarebbe piaciuto tantissimo parlarne prima, ma non ci sono riuscito, però sono riuscito a vederlo e sto parlando chiaramente di La Stranezza, il film di Roberto Andò con nel ruolo dei protagonisti Toni Servillo, Ficarra e Picone, il mio duo comico peraltro preferito in assoluto. Se c'è un film o un qualsiasi prodotto che derivi dalla mente creativa di Ficarra e Picone, so per certo che non posso rimanere deluso. Io so che il loro stile comico, il loro modo di recitare, le loro dinamiche da duo comico sono quelle che mi colpiscono di più. Di loro ho visto praticamente tutto, qualsiasi tipo di film esistente, anche la serie su Netflix e anche tutti gli sketch teatrali che si possono trovare online. Me li sono davvero mangiati e rimangiati perché a me fanno ridere tantissimo. E il motivo principale per cui mi ha attirato questo film è non solo una buona campagna promozionale, i buoni risultati che sta avendo in sala e di questo sono felicissimo, dei trailer interessanti, ma soprattutto questo, il fatto che il mio duo comico preferito, avesse un ruolo preponderante, quindi volessi andare a rivederli in sala, al cinema. E devo dire che sono sicuro che molti di voi e tantissimi l'avranno trovato lento, l'avranno trovato noioso, l'avranno trovato troppo impegnativo. L'avranno trovato assolutamente inconcludente. Io sono sicuro che ci sia una fetta di pubblico anche piuttosto grande che sia arrivata a queste conclusioni dopo la visione del prodotto. Io, se devo essere sincero, questo film l'ho adorato in tutto e per tutto dall'inizio alla fine. Allora, aggiungiamo questa cosa però, anch'io ho visto il film e per più o meno tutta la durata del film mi sono sempre chiesto dove stiamo andando a parare, però ho avuto la pazienza di aspettare, assorbire quello che stavo vedendo, magari provare a immaginare cosa sarebbe successo dopo, in dei ritmi che non sono tanto frenetici, è chiarissimo, però aspettando il finale, poi ricollegando tutto ciò che avevo assorbito, mi sono detto: cavolo, sì, tanta tanta roba, ho visto davvero un gran bel film. Perciò noi adesso andremo a discutere di questo film, lo faremo con degli spoiler, quindi se volete recuperarlo e non volete degli spoiler, uscite dal video e tornate successivamente. E allora la trama, alla larga è questa. Noi seguiamo, il processo creativo che ha portato Luigi Pirandello, interpretato da un bravissimo Toni Servillo, a creare una delle sue più grandi opere, una delle più conosciute, ovvero Sei personaggi in cerca di autore, un'opera prettamente teatrale, sia chiaro, non si sta parlando di roba letteraria, puramente teatro. E accanto a lui vengono accostate queste due figure che sono sicurissimo, ragazzi, qua c'è qualcuno che si chiede se questo sia un film, che vuole riprendere, fatti storici realmente accaduti oppure no. Secondo me, e anzi penso sia oggettiva la cosa, no, ci sono tanti personaggi inventati, questa è tutta una reimmaginazione di questo processo creativo di Pirandello da parte del regista Roberto Andò. Si è creato lui questo testo, questa sceneggiatura, questi personaggi. È tutta una finzione, ecco. Comunque, accanto alla figura di Luigi Pirandello viene accostata, la figura di questi due becchini, che sono rispettivamente, Salvo e Valentino, ovvero Ficarra e Picone, e che sono dei mestieranti nel mondo del teatro puramente amatoriale. Uno dei due è un po' più attaccato alla letteratura, è un po' più colto ed è un po' più attaccato al mondo del teatro, infatti è lo scrittore, di una tragedia che vorrebbero mettere in scena, poi si trasformerà in una tragicommedia e poi si trasformerà in qualcosa che va oltre tutto ciò, ma ne parliamo dopo. E invece l'altro un po' più alla buona, no? Rispecchia un po' più il siciliano geloso, è un po' quello più divertente, quello in cui non gliene frega neanche troppo perché sa che tipo di teatro stanno facendo, e sono comunque tutti elementi di cui bisogna parlare dopo. Quindi queste sono per lo più le 3 figure principali, e noi vedremo come questo legame che si viene a creare tra due amanti del teatro puramente amatoriale,
incontrano poi questo personaggio estremamente colto, estremamente importante nell'ambito letterario. Vedremo quale sarà il prodotto che viene fuori dall'incontro di questi due punti di vista che sono completamente agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Quindi questa è la trama in generale. Io credo sia un film affabile di più interpretazioni. Ognuno può aver visto in questo film quello che vuole. Io credo che questo film racconti un elemento specifico, una sola materia, un solo tema, ovvero quello dell'arte. Questo film racconta l'arte non solo nel come si produce l'arte, quindi dal punto di vista dell'autore, cosa succede prima di arrivare e anche dopo essere arrivati all'aver determinato quella che è la sua opera. Quindi vediamo tutto il processo che porta Pirandello, come ho detto prima, a vedere degli elementi in giro nel mondo durante questo percorso che fa, che saranno per lui fonte di ispirazione, vedere questi due personaggi che sono per appunto Ficarra e Picone, che se non mi ricordo male sono Bastiano e Nofrio in questo film, quindi l'incontro con Bastiano e Nofrio, che cosa gli farà venire in mente, quale sarà l'idea che verrà stimolata da questo incontro e dalla visione del loro prodotto teatrale, e quindi questo è già un tema, la creazione, il processo creativo che porta a creare l'arte, l'opera. Ma in aggiunta a ciò, e penso che questo sia il tema ancora più preponderante e molto più interessante e che mi ha parlato di più, è il distacco, il divario tra l'arte che si può definire di alto livello e l'arte che si può definire invece di basso livello. In questo caso parliamo di un prodotto, come ho detto prima, amatoriale, ovvero la tragicommedia di Nofrio, che ha scritto e che vuole mettere in scena insieme all'amico Bastiano, e invece viene confrontato con i sei personaggi in cerca di autore, un prodotto che noi conosciamo, rinomatissimo, di altissimo livello, di Luigi Pirandello. Quindi c'è questo forte contrasto, soprattutto nella ricezione che avrà il pubblico di questi due elementi. Non saprei bene come gestire questa recensione, perché bisognerebbe davvero capire bene quali sono i temi del film, e secondo me sono questi. E io trovo che la messa in scena sia stata tutta spettacolare, soprattutto che la scrittura sia eccezionale. C'è tutto questo processo che porta Pirandello a teatro, appunto in questo teatro molto piccolo di paese siciliano, in cui si ritrova quasi tutto il paese per vedere questa tragicommedia messa insieme da due dei suoi abitanti e ovviamente tutta la troupe, tutto il cast che ci sta dietro, no? Tutta la compagnia teatrale che si è creata, un paese in cui si conoscono tutti, e credo che questa sia una cosa veramente eccezionale. Soprattutto bisognerebbe ricollegarla a un altro elemento del film, ovvero il fatto che sia, non dico tutto, ma gran parte in siciliano, in dialetto siciliano, con i sottotitoli, che secondo me è stata una scelta giustissima e funzionale alla narrazione. Vi spiego subito perché. Pirandello nel film, suppongo che chi è rimasto qui a vedere il video si l'abbia già visto, quindi sappia già, se non ha voluto incappare in qualche spoiler, va a vedere questa tragicommedia di questi mestieranti di Nofrio e Bastiano e assiste, più che al loro prodotto, a ciò che succede nel teatro quando loro mettono in scena questa tragicommedia. In un paese in cui si conoscono tutti, perché è veramente molto piccolo, non esiste più la barriera che separa l'attore dallo spettatore in quella scena, che secondo me è bellissima, una sequenza che dura tantissimo ma che secondo me è davvero stupenda. Iniziamo col vedere loro che mettono in scena tutta questa storia, intanto poco a poco gli effetti che sta avendo sul pubblico, come questi interagiscono con gli attori, perché nel venire a mancare questa barriera molti personaggi del pubblico, molti spettatori iniziano a interagire con gli attori sul palco, proprio perché sanno chi sono, li conoscono, magari sono cresciuti insieme in quel paese, si conoscono da una vita. Non c'è più quel distacco, non c'è più quella, ripeto, la barriera che dovrebbe separare la finzione dalla realtà, perché c'è una confidenza tale che permette di superare questo muro. E Pirandello, a mio avviso, quello che si vede nella scena, rimane piacevolmente colpito da questa cosa, e rimane colpito soprattutto dal fatto che a un certo punto della rappresentazione sembra che si sia così tanto allontanata la barriera, si sia infranta in una maniera così totale, che la vera commedia, la vera tragedia, non è più sul palco, ma è in realtà proprio nel pubblico, è proprio quella. E noi vediamo Luigi Pirandello all'inizio del film che dice di non apprezzare tanto il teatro perché pensa che sia troppa finzione, e poi invece vede questo prodotto teatrale da puri amanti del teatro, quindi di puro intrattenimento, in cui vede
questi tanti intrecci di varie vite, di personaggi che fanno parte di questo paesino, che si mettono insieme e vede come in realtà ciò che lui in quel momento ciò a cui sta assistendo non è tanto finto, è una rappresentazione teatrale della vita vera, quel momento in cui c'è un marasma generale e tutti quanti iniziano a litigare, ci sono problemi, incomprensioni, tradimenti, cose di questo tipo, e viene rappresentato il tutto davvero come se fosse la messa in scena di una commedia, però dal punto di vista del pubblico, ovvero è il pubblico che genera la commedia, gli intrecci narrativi che vanno tutti a risolversi, non è tanto quello che viene visto sul palco, che è comunque in parte motore di ciò che succederà dopo, però è ciò che succede nel pubblico che Pirandello vede e sicuramente si lascia vincere da una buonissima regia. Quello che pensa è: questa è la vera commedia e questa è verità, quindi il teatro può anche raccontare una verità. E lui trarrà ispirazione da tutto quello che vede in questo piccolo teatrino, in questa serata in cui alla fine la tragicommedia si risolve in una mega rissa generale o in una discussione enorme. Lui trarrà ispirazione per scrivere la sua opera, ovvero i sei personaggi in cerca di autore, che sarà un'opera rivoluzionaria perché vedrà dei personaggi entrare sul palco dalla parte del pubblico, ovvero loro salgono sul palco, non ci entrano da dietro dalle quinte, ma si alzano dal pubblico, entrano dal pubblico e chiederanno poi all'autore, rappresentato da un determinato attore, di scrivere la loro storia. Questo è in breve i sei personaggi in cerca di autore di Pirandello, cosa racconta, perché in un mondo di teatro e di finzione anche loro vogliono essere raccontati perché pensano che le loro storie siano interessanti da raccontare, per l'appunto perché sono vere. Questa è la critica che muove Pirandello all'inizio del film e che riesce a compensare alla fine con questa scena in cui tutti sono a teatro, stanno guardando questa rappresentazione, poi iniziano ad arrivare i personaggi, iniziano a parlare con l'autore, e c'è questo momento in cui si rompe completamente la quarta parete, non c'è più la regola del distacco pubblico e attori, cosa che abbiamo visto peraltro nel teatrino di quel paesino di Sicilia con la rappresentazione di Bastiano e Onofrio. Tra l'altro anche loro sono qui a questa rappresentazione teatrale di Pirandello dei sei personaggi in cerca di autore, la prima a Roma, perché invitati per l'appunto da Pirandello, e vedremo che effetto avrà invece sul pubblico questo tipo di rappresentazione, un effetto che è sconvolgente perché il pubblico si divide quasi completamente a metà, si percepisce per lo più la fazione di chi non l'ha apprezzato, inneggia all'imbroglio, chiama Pirandello l'impostore, tutto, non gli è piaciuto niente di quello che hanno visto, non lo reputano vero teatro, insomma c'è questa parte di pubblico che davvero è infuriata per ciò che ha visto e che aspetta Pirandello fuori dal teatro a momenti per linciarlo, comunque per gridargli addosso, dirgli brutte parole. Questa scena tristissima in cui esce dal teatro abbracciato alla figlia che sta piangendo perché vede tutte queste persone infuriate attorno a lui, e ogni tanto si riconosce qualche figura che invece grida al genio, dice: è un genio, è un maestro, bravissimo, complimenti. Ma sono molto pochi rispetto a quelli che invece si lamentano, sono insoddisfatti dell'opera. E quindi è in questo che c'è questo contrasto tra l'arte che deve essere definita alta e l'arte che deve essere definita bassa. E un contrasto che secondo me il regista ci vuole far capire che non c'è, perché quell'arte alta che noi riconosciamo chiaramente come arte alta in quanto una delle massime opere di Pirandello, che vi ho detto anche nel film otterrà un successo incredibile, in realtà prende ispirazione proprio dall'arte più bassa, dall'arte puramente amatoriale, che è quella dei mestierianti Bastiano Onofrio. Quindi c'è questo elemento che è proprio il prendere ispirazione da, che annulla qualsiasi distanza che ci può essere tra una produzione artistica più elevata e una produzione artistica meno elevata, una che è di autore, inteso come un vero maestro della letteratura, e invece una che è di due amanti del teatro che si divertono nel fare teatro, ed è tutto qui. E c'è questo incontro che è davvero spettacolare, molto emblematica la scena in cui Onofrio dice alla fine:
noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, che è semplicemente ispirare Pirandello, almeno quella è la lettura che ho dato io a quella determinata battuta, dare l'ispirazione a un grande autore come Pirandello di scrivere una delle più grandi opere della sua produzione artistica e della produzione artistica teatrale italiana. Cioè, è, secondo me è davvero spettacolare vedere come si intreccia questa cosa, come uno dei più grandi maestri incontri questi due sempliciotti e da loro invece tragga l'ispirazione per qualcosa di così grande, che peraltro ci viene mostrato nel film, non viene apprezzato immediatamente perché è qualcosa di totalmente rivoluzionario, un pubblico che non è pronto a qualcosa di così rivoluzionario, qualcosa di davvero troppo eccessivo per quello a cui il pubblico era abituato al tempo. E ritorno sulla scelta di mantenere il dialetto nel siciliano per gran parte del film, perché questo ci permette ancora di più di entrare in quell'ambiente tipico peraltro della Sicilia anche adesso, ma ancora di più ai tempi quando la popolazione era ancora minore, in cui tutti si conoscono, tutti si parlano in una determinata maniera, tutti sanno chi sono, si è in questo paese molto piccolo e c'è questa determinata confidenza. Quindi è riuscito secondo me in questa maniera a riproporre ancora più fedelmente l'ambiente dell'isola, in cui c'è tutta questa confidenza che porterà poi alle conseguenze che vedremo in quella rappresentazione di Bassano Onofrio con la loro tragicommedia, che può avvenire soltanto lì, può avvenire soltanto in questo tipo di paese, in questo tipo di comunità in cui tutti sanno chi sono, è come una grande famiglia allargata in cui si ci può permettere di litigare, di accusare e così via. Io l'ho trovato un film bellissimo che racconta qualcosa di importantissimo, soprattutto per chi come me è un amante dell'arte, e lo sappiamo benissimo in quanto analista e opinionista qui, in cui parlo dell'arte, della cinematografia e anche di altre, e secondo me è davvero una messa in scena spettacolare, una scrittura davvero perfetta, torna tutto alla fine, nulla di didascalico, tutto raccontato in maniera così implicita, ma che comunque attraverso dei piccoli accorgimenti registici non permette di non comprendere quello che sta succedendo. Ad esempio, noi capiamo che l'idea di Pirandello di sostituire in parte il pubblico agli attori, fare questa mescolanza, deriva dal fatto che durante la rappresentazione della tragicommedia di Onofrio c'è proprio Onofrio che dal palco, mentre c'è uno scambio di battute con il pubblico, perché il pubblico vuole intervenire e parlare a questi amici che conosce da tempo, dice: se volete scendiamo noi e salite voi, in maniera ironica. Ma è una cosa che si sente anzitutto in fuori campo, cioè noi non vediamo Onofrio che la dice, noi vediamo il volto di Pirandello che sente questa cosa, e anche noi mentre stiamo guardando Pirandello stiamo sentendo questa cosa lì a distanza. È un piccolo accorgimento, ragazzi, che in realtà fa tutto. Questa singola battuta che non vediamo, non è in campo, sentiamo da fuori e quindi può sembrare irrilevante, in realtà è la base dell'idea di Pirandello. Da lì capisci poi cosa gli sta avvenendo in mente. E secondo me ci sono questi accorgimenti che sono ottimi, cambiano davvero la visione del film. Io ripeto, so che molti lo troveranno inconcludente e troppo lento, e non c'è nessun problema, è giusto che sia così, perché effettivamente non ha dei ritmi tipici del film mainstream, del cinema a cui siamo abituati, dei blockbuster, è chiaro, è un prodotto molto molto di nicchia. Però magari lento lo posso capire, ma inconcludente, credetemi, non lo è per niente. In tutto ciò che racconta si ritrova, e racconta qualcosa dall'inizio alla fine del film, si prende tutti i suoi tempi ma lo fa nella maniera corretta, non è eccessivamente lungo, anzi in un'ora e mezza riesce a raccontare questo marasma di roba di cui ho appena parlato. Spero di averne parlato bene, perché non è facile. Io stesso all'uscita dal film ero convinto di aver visto qualcosa di incredibile, ma ancora stavo ragionando su che cosa avessi davvero visto, perché sì, si parla di arte, si parla di creazione, ma come ne ha parlato? Quali sono gli elementi che bisogna mettere insieme per arrivare a cucire questi temi? Ci ho dovuto riflettere un po' su. Questo video sta arrivando circa 1, 2, 3, 4, 5 giorni dopo la visione del film, e lo sto registrando 3 giorni dopo averlo visto. Sono arrivato a queste mie conclusioni dopo averci riflettuto parecchio. Non è un film per niente semplice, e che, ripeto, è secondo me anche affabile di più interpretazioni. Sono sicuro che qualcuno ha visto questo film e ci ha visto qualcosa di diverso da ciò che ci ho visto io, degli altri temi, delle altre storie, gli ha raccontato qualcos'altro. A me invece ha parlato e ha dato queste sensazioni qua, questi concetti, tutto quello che mi racconta. La stranezza è questo.
Spero, ripeto, di averne parlato bene perché ci tenevo davvero molto. È raro che io vada a vedere in sala un prodotto italiano appena uscito perché di solito non mi soddisfano ed è raro soprattutto che mi soddisfi, ma che mi soddisfi così tanto. Sono contentissimo del successo che sta avendo, è ogni giorno il film più visto della produzione italiana e ha superato con gli incassi anche dei blockbuster americani. Io non avete idea di quanto abbia goduto nel vedere che la stranezza ha battuto Black Adam, un film che sì, nonostante sia DC e non Marvel, è comunque un cinefumetto e ha come protagonista The Rock, che ha un appeal per il pubblico non da poco, invece questa volta in Italia si sta facendo superare facilmente anche da un prodotto italiano, da un prodotto nazionale. Io sono felicissimo di questa cosa, sono molto contento perché è un successo tutto, tutto meritato. Mi sarebbe piaciuto parlare di più, parlarne meglio, ma poi dilatiamo troppo i tempi di questa recensione. Mi basti sapere che questo è ciò che mi ha raccontato, queste sono le ragioni per cui mi è piaciuto e sono le ragioni per cui lo trovo davvero un gran bel film. Funziona in tutto: regia, storia, montaggio, il sonoro, qualunque cosa va bene. I set tutti ovviamente artificiali, non c'è CGI. Io adoro andare al cinema e non vedere la CGI, è qualcosa di stupendo perché è una cosa che si trova sempre più raramente e solo in queste tipologie di film, purtroppo. Mi ha divertito, ogni tanto mi ha strappato qualche risata, non mi ha annoiato, nonostante riconosca, ripeto, i suoi ritmi un po' pesanti a digerire, ma non è riuscito ad annoiarmi, non ce l'ha proprio fatta neanche con il massimo del suo impegno. Ero sempre curioso di sapere dove si stesse andando a parare, di capire di cosa stessimo parlando. Top, davvero un gran bel film. Se siete ancora in tempo, controllate se nelle vostre sale c'è, correte e recuperatelo perché secondo me è qualcosa di stupendo. Non andate a vedere una commedia di Ficarra e Picone, sia chiaro, perché molti mi hanno chiesto dopo averlo visto, ma allora era divertente e io so che la concezione del pubblico generalista della parola divertente è: ti ha fatto ridere? No, ragazzi, non deve far ridere, non deve neanche divertire nella concezione che ho io, ovvero intrattenere. Questo film deve raccontare qualcosa, deve raccontare un tema che è caro a quanto pare al regista e lo deve raccontare con i suoi tempi, senza farti pensare non mi sto annoiando, che bello, andiamo avanti, mi diverto. No, deve farti pensare, vediamo che cosa sta raccontando, vediamo dove andiamo a parare e in questo com'è riuscito perfettamente. Perciò un film davvero di nicchia ma che funziona tantissimo e che mi ha colpito, rapito, entusiasmato. Sono uscito dalla sala molto molto soddisfatto, ben più soddisfatto di tutte quelle volte in cui sono uscito dalla sala dopo aver visto un film della Marvel ultimamente. Quindi vi lascio immaginare davvero il livello, è qualcosa di, vabbè, che non ci vuole molto superare i film Marvel della fase 4, però comunque è davvero di grandissimo livello. Consigliatissimo, correte a recuperarlo. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Questa era la mia recensione. Spero davvero che vi sia piaciuta, che sia riuscita a giostrarmi bene in questo discorso che mi è risultato parecchio complesso da costruire. Ho notato mentre parlavo che ho avuto delle difficoltà perché era difficile farsi capire. Io vorrei partire dal presupposto che abbiate visto il film, visto che siete rimasti dopo l'avvertenza spoiler, perché se non l'avete visto credo sia risultato un po' più complesso comprendere quali sono le dinamiche di cui ho parlato e qual è davvero il tema. Vi consiglio solo di recuperarlo perché più che ripetervelo non so che cosa fare, davvero è un gran bel film e quanto è bello quando l'industria italiana ci sforna qualcosa di così, così bello. Vi ringrazio per avermi seguito, ricordate sulle cose che vi piacciono, lasciate un mi piace, scrivimi sulla pagina Instagram e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!